L'Austria Felix, come gli Asburgo si compiacevano chiamarla, arrivava fino al confine croato, almeno formalmente, e comprendeva città gioiello come Maribor sulla Drava e paesi fortezza come Scofia Loca sulla Sora, in una regione che è ricca di acque. Su queste strutture storiche, religiose e sociali, 35 anni di comunismo sono passati come una secchiata d'acqua sulla schiena di un'anatra, e se qualche goccia era rimasta, è bastata l'ultima scrollata d'ali, l'indipendenza. Ritmi di vita e modi di provincia, ma con grosse ambizioni e molta cultura. Lo stile è inequivocabile, quello dell'Europa centrale, dell'Ottocento. Un centro, peraltro, questo dell'Europa molto spostato a Levante, che però già al liceo ci insegnano a chiamare Mitteleuropa, trascurando di fornirci tutti gli ingredienti di questo cocktail. In effetti sono tanti, troppi, materia di specialisti e studi da mal di capo. Però se non li si conosce non si riesce nemmeno a capire il bisogno viscerale di gran parte dei Balcani di tornare in Europa dopo essere stati per 35 anni l'antemurale dell'impero dell'Est. Nella trasandatezza e nel grigiore dei paesi comunisti, Lubiana ha sempre cercato di salvarsi l'anima, di non tagliare il cordone ombelicale che la collega a Vienna o a Milano più che a Roma. La città vecchia in tempi normali è un'isola pedonale con terrazze di caffè, rigoglio di fioriere, di ombrelloni entro le righe, di piste ciclabili, camerieri con punti che non sollecitano la mancia ma ringraziano con dignità se la ricevono. Un fiume, la Lubianza, attraversa il vecchio centro di Lubiana, serpeggiando fra i muraglioni come il Tevere a Roma, ma il paragone non va oltre. Qui la gente i rifiuti li butta nei cestini. L'ordine è teutonico e la pulizia è assoluta. La Slovenia, con una popolazione che non raggiunge in totale i 2 milioni di abitanti, divideva con la Scandinavia il primato del maggior numero di lettori. Uno sloveno, secondo le statistiche, legge 4 volte più libri che un inglese e pur con una popolazione così ridotta trova in edicola 3 quotidiani maggiori, 4 settimanali importanti, 6 minori e tutta la pletora della stampa femminile.